E buon salve ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo fantastico video in cui, come avete visto dalla location, siamo in un altro posto perché sono a casa di mia nonna, quindi per questa settimana sarò a casa di mia nonna, ho portato tutta la roba, quindi ringraziatemi. E niente, quindi semplicemente questo piccolo cambio di location. Oggi andremo a giocare in una nuova modalità, o meglio, quella che potrebbe diventare una nuova modalità, penso, in competitive. Sto parlando di prova di forza, che è una modalità che si sta sviluppando in questo momento e che i sviluppatori Bungie hanno voluto mettere a nostra disposizione nei laboratori del Crogiolo, che sono praticamente dei server di prova per appunto provare questa nuova modalità e ricevere un riscontro appunto dagli utenti. Quindi questo video se lo guarderà Bungie, bella Bungie, adesso dopo il video vedrete cosa dico di questa modalità. Yeah, praticamente questa modalità, innanzitutto non so come mi sentite perché non ho il pop e sono un po' lontano dal microfono, quindi scusate se mi sentite molto bene. E dicevo, questa modalità come si chiama? Si chiama prova di forza e è semplicemente una modalità mini scontro, diciamo, perché abbiamo delle piccole partite di scontro a tempo di 2 minuti, mi sembra, roba giù di lì, che saranno vinte al meglio di 3. Quindi la prima squadra che arriverà a 3 vittorie appunto vincerà tutta la partita. In caso arrivassimo in pareggio, quindi 2-2, ci sarà come appunto il pareggio di una qualsiasi partita competitiva, quindi ci sarà la zona centrale da conquistare e il rientro sarà disabilitato, quindi appunto non potremo rimanere i nostri compagni. Molto semplicemente, quindi sono delle piccole partite a scontro che dobbiamo cercare di vincere per vincere poi tutta la partita. Ora però direi di andare subitamente a vederla in play. Comunque una cosa che non vi ho detto è che se gioco male è perché mi sono un po' distrutto le mani, quindi appunto perdonatemi. Ok, siamo su fortezza e molto semplicemente appunto è una partita di scontro, quindi dobbiamo semplicemente uccidere i nostri avversari, magari i nostri alleati no, e cercare di fare più uccisioni possibili durante il round. Ok, adesso vediamo. È abbastanza, a me piace sinceramente come modalità, l'avevo già provata. E anche perché è abbastanza tattica, perché alla fine è una sorta di sopravvivenza, solamente che appunto abbiamo vite infinite, possiamo respawnare ogni qualvolta ci pare. In realtà è semplicemente una partita scontro, non cambia in realtà chissà quanto. Solamente che appunto c'è questa piccola differenza dei round che... Oh, io pensavo fosse una persona quella. Tra l'altro ragazzi, se non l'avete visto vi consiglio di andare a vedere il video di ieri sul nostro parere della situazione attuale di Destiny, meta, DLC e robe varie, perché... Sei proprio una brutta persona. Perché dicevo, sono opinioni secondo me interessanti, comunque che possono far cambiare idea anche a voi se siete le solite persone che dicono ah, Destiny 2 fa schifo, torniamo a Destiny 1, tutte cose così, insomma. Vi consiglio di andarla a vedere. Vedete, adesso siamo a 10 kill, 10 kill a 8 per noi, no, 12 kill a 9 per noi. Quindi questo round ce lo stiamo aggiudicando. Ora non ho controllato il tempo, però mancano 30 secondi, quindi finora diciamo che siamo nettamente in vantaggio. È ovviamente sempre un 4v4, quindi non è come lo standard in 6v6. E penso che la metteranno come modalità competitiva se la aggiungeranno come modalità stabile, perché comunque è una modalità round, quindi appunto in generale le modalità round sono quelle competitive. Occhio, non tacchi la casa, ce la prendiamo. Vedete, round 1 abbiamo fatto ben 12 kill, quindi non male. Adesso andiamo a vedere i prossimi round. Vedete, sono 4 round. In realtà non ho ben capito se siano 4 round totali oppure se al meglio di 3, perché se vinciamo 2 round, Shax ci dice tipo l'ultimo round, poi la vittoria, una roba del genere. Mentre però se... abbiamo visto che là c'è scritto 4 round, quindi non so se siano prestabiliti il fatto che siano 4 round oppure no. L'ho sfidata al lancio gravitazionale. Ok, non ho capito cosa è successo, però va bene, ho fatto 2 kill, quindi ci sta. Un altro round vinto. Sì, il terzo round si vince direttamente. Adesso vorrei in realtà farvi vedere com'è
il round finale, ho fatto 5 kill, bello schifo stavolta. Il round finale dove c'è la bandiera e le eliminazioni. Comunque, bene o male, se non penso che riuscirò a farvelo vedere, però bene o male è strutturato esattamente come un round di una qualsiasi partita in competitive in cui. Ok, io scappo. Di una qualsiasi partita in competitive in cui appunto bisogna conquistare la zona finale, non c'è il recupero, cioè non ci sta il rientro attivato. No, ce n'era un altro infame, lancio gravitazionale. Oh, nice. Oh, ce n'erano tantissimi altri. Aiuto. Oh, grazie amico. Fortuna questo che mi ha salvato. Basta però, eh. Ok, abbiamo vinto. Ho fatto 20, 23 kill quest'ultima partita. Veramente devastati. Ora, penso che quest'ultimo round ho un attimo recuperato. Il secondo ho cazzeggiato abbastanza. 3-0, partita proprio easy easy. Quindi sì, 24 kill totali, non male. Vabbè, 7 kill, non pensavo di averne fatte di più. Comunque ragazzi, allora, questa è la nuova modalità che si chiama prova di forza. Devo dire che non è male, però forse potrebbero fare un attimino qualcosa di un po' più diverso, perché alla fine è all'incirca simile a sopravvivenza, nel senso che è un po' più corta, forse, perché comunque è una partita a scontro, non ci sono le vite. Però alla fine la struttura di gioco, bene o male, è quella. Il mio consiglio per Bungie è quello di cercare di inserire delle nuove meccaniche all'interno del gioco, come potrebbe essere, per esempio, controllo, come può essere detonazione, anche supremazia, che comunque è una data molto banale, però ha una meccanica in più. Appunto, questo qua, questo concetto di inserire delle meccaniche piuttosto che cambiare leggermente la struttura di gioco. Comunque, una modalità carina, penso che possano fare di meglio, ma ci sta, dai. Quindi, ragazzi, questa era una nuova modalità. Io direi che se il video è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete. Lo dico a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tallissima. Seguite anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche da bellissimo, bellissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao. E io sono Gaul. Per la tua luce.